tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico abito a tubino che io ho deciso di chiamare abito Apple. Questo perché il colore mi ricorda appunto una mela. Per quanto riguarda il filato, lo conoscete, l'ho lavorato tantissimo. L'anno scorso abbiamo fatto il vestito orchidea, quest'anno l'ho utilizzato per realizzare appunto questo fantastico abito. Per realizzarlo, io vi dico subito prima che dico quanto ne ho utilizzato, che è 100% microfibra sottile, fantastico, leggerissimo. Dicevo, per poter realizzare questo abito, che è una taglia S, ho utilizzato solamente 200 grammi di questo filato lavorando con l'uncinetto del 3,5. E anzi, vi dirò di più: dell'ultimo gomitolo ne ho utilizzato veramente poco perché mi è servito solo per fare l'ultima manica. Quindi partiamo già per una taglia M, vi occorrono 200 grammi. Se volete fare un po' più larga, quindi un po' più svasata, allora vi consiglio, o le maniche un po' più lunghe, vi consiglio 250 grammi. Per una taglia L, 250 grammi. Stessa cosa se volete fare un po' più largo, perché comunque si possono fare gli aumenti e nel tutorial spiego come, e se volete fare le maniche un po' più lunghe, 300 grammi. Per una taglia S invece, se volete farlo un po' più svasato, un po' le maniche un po' più lunghe, 200 grammi vanno più che bene. Voglio farvi vedere altri colori disponibili tutti sul sito, eccoli qua, guardate che fantastici. Ma oltre questi tre ce ne sono veramente tanti altri: c'è il marrone, c'è un altro lilla, c'è il viola più scuro, quindi veramente c'è una marea di colori e voi potete decidere quale usare appunto per il vostro vestito. Ora, per quanto riguarda la lavorazione, vi dico già che è una lavorazione top down, ma penso che l'abbiate già capito, quindi si parte dall'alto, dallo scollo, e si va a fare gli aumenti fino ad arrivare alla larghezza dello sprone desiderata. A quel punto si può procedere senza fare più aumenti fino allo scalfo. Una volta fatto ciò, si va a lavorare appunto la parte del corpo del vestito, a cui, come vi ho detto, si possono fare degli aumenti. Io ho deciso di non farli perché, come potete vedere, stava venendo bello largo e quindi non avevo bisogno di fare degli aumenti ai fianchi, però gli aumenti si fanno ai fianchi in modo tale che non si veda avanti e dietro. E una volta finita, arrivata la lunghezza desiderata, sono andata a fare le maniche. Ho optato per delle mezze maniche perché io questo vestito lo voglio sfruttare soprattutto nel periodo pre-inverno, quindi il periodo autunnale, e nel periodo primaverile. Quindi non volevo fare la manica lunga perché a quel punto basta mettere un bel giacchettino sopra o un nostro dei cardigan di quelli che facciamo noi e il gioco è fatto. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Come sempre vi ricordo che in descrizione, oltre al link al filato, vi metto anche il link che vi fa accedere al PDF dove spiego passo per passo come realizzare il vestito anche nelle altre taglie, oppure vi metto anche il link che vi porta al Instagram, scusate, a Telegram, dove ho il mercatino dei filati, appunto dei filati in offerta. E inoltre vi ricordo che se vi iscrivete al gruppo di Facebook, durante la settimana facciamo anche lì delle dirette dove creiamo alcune cose semplici insieme. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia o vestito, devo ancora decidere, deciderò in corso d'opera. Io ho deciso di utilizzare il bellissimo filato della Mistrico Filati, che è una microfibra sottile, e il colore che ho scelto io è il numero 30, questo stupendo verde mela. Allora, lavorerò con l'uncinetto del 3,5 e vedete, questo è lo scollo, quindi noi andremo a realizzare le due maniche, la parte dietro e la parte avanti. Per fare ciò, io ho montato 112 catenelle. Vi dirò alla fine quanto è lo scalfo, lo vedrete già letto nelle foto iniziali, perché questo, diciamo che una volta lavorato, lo scalfo si allarga, quindi preferisco darvi la misura definitiva. Comunque, dicevo, io ho montato 112 catenelle. Per una taglia M andate ad aumentare di altre 16 catenelle. Questo vi porterà ad avere una maglia in più per ogni lato, e consiglio la stessa cosa per una taglia L, di andare a montare solo 16 motivi in più rispetto a me. Però, se avete bisogno di un ulteriore aumento, in questo caso vi dico di andare a montare solo altre 8 catenelle in più, in modo tale poi da avere un motivo in più solamente per le maniche, due motivi per la parte dietro e la parte avanti, in modo tale che nella lavorazione voi potrete fare più giri con gli aumenti per arrivare fino agli scalfi e non fare troppo giri con senza aumenti, in modo tale che non vi faccia poi difetto sotto quando andate a mettere in marca punti. Quindi vi consiglio di non fare lo scollo comunque troppo largo, ma di andare a fare molti più giri con gli aumenti rispetto a quelli che farò io. Detto ciò, quindi possiamo iniziare a fare il nostro primo giro. 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta.
prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Questa è metà del nostro primo angolo. Catenella di separazione, saltiamo 2 catenelle e andiamo a fare il nostro primo lato. Andiamo a fare 4 gruppi di 3 maglie alte separate da una catenella. Quindi primo gruppo, una maglia alta, entro nella successiva 2, entro nella successiva 3. Mi raccomando, coloro che hanno fatto l'aumento, invece di 4 gruppi di 3 maglie alte, ne deve andare a fare 5. Questa è la nostra manica, quindi catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare il secondo gruppo. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare il terzo gruppo. 1, 2, 3, catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare il mio ultimo gruppo, quindi 4, 1, 2, 3 maglie alte, catenella di separazione, vado a fare il mio angolo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2. Rientro altre 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, salto 2 catenelle, adesso mi trovo nella parte avanti e devo andare a fare 8 gruppi di 2 maglie di 3 maglie alte, mentre chi ha fatto gli aumenti aumentando solo di 16 ne va a fare 9. Se avete fatto un ulteriore aumento, allora ne dovete andare a fare 10. Quindi procediamo fino al prossimo angolo andando a fare 8 gruppi di 3 maglie alte separati da una catenella e separati da una catenella di base, 9 se avete montato 16 catenelle in più, se avete aggiunto altre 8 catenelle ne dovete andare a fare 10. Io continuo a lavorare fino a fare i nostri 8 gruppi e poi vi faccio vedere come procedere. Ho terminato i miei 8 gruppi, 3, 6, 2, 8. Ho fatto la catenella di separazione, vado a fare il mio terzo angolo. Quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. Catenella di separazione e adesso dobbiamo fare di nuovo la nostra manica, quindi salto 2 catenelle e andiamo a fare di nuovo 4 gruppi di 3 maglie alte. Mi raccomando, come sempre, per chi ha fatto gli aumenti ne deve andare a fare 5, per chi invece ha fatto un ulteriore aumento ne va sempre a fare solamente 5. Quindi andiamo a fare i nostri 4 gruppi di 3 maglie alte separati da una catenella. Questo per me è il secondo. Catenella di separazione, salto una catenella, vado a fare il terzo gruppo, 2 e 3, catenella di separazione, vado a fare il quarto gruppo, quindi l'ultimo gruppo della mia manica, 1, 2, 3, catenella di separazione, andiamo a fare il nostro quarto angolo. Quindi saltiamo 2 catenelle e andiamo a fare 2 maglie alte, catenella di separazione, e rientriamo altre 2 maglie alte, catenella di separazione, saltiamo 2 catenelle e adesso io rivado a fare i miei 8 gruppi di maglie alte, di 3 maglie alte. Mi raccomando, per chi ha fatto gli aumenti si ricordi di farne 9 se ha fatto soltanto 16 catenelle, se ne aggiunte altre 8 invece ne deve andare a fare 10. Io continuo così e vi faccio vedere alla fine come andare a terminare il nostro primo giro. Ho fatto gli ultimi 8 gruppi di 3 maglie alte, quindi vado a terminare il mio giro. Entro di nuovo nella prima catenella e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così il primo giro e andiamo a fare il secondo. I giri da fare saranno due, quindi poi vi farò rivedere come fare il primo. Entro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, quindi 3 catenelle, archetto di 1, una catenella, andiamo a fare la maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa.
3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Sono arrivata all'angolo e nell'angolo vado a fare in questa maniera. 3 catenelle, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle e rientro un'altra maglia bassa. E si ricomincia da capo, quindi 3 catenelle, vado dove ho l'archetto di una catenella e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo di una catenella, maglia bassa. Devo fare questo quindi per tutto il lato fino ad arrivare di nuovo all'angolo e nell'angolo vi faccio vedere di nuovo come andare a fare l'aumento, perché è dall'angolo che noi faremo sempre gli aumenti. Quindi continuo, anche se vi si vedranno nel giro successivo. Quindi continuo a fare le mie 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto e mi trovo di nuovo nell'angolo, quindi 3 catenelle, entro e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, scusate mi si sta imbrogliando il filo, rientro un'altra maglia bassa e poi di nuovo 3 catenelle e andiamo nell'archetto successivo, 3 catenelle, archetto successivo, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Mi trovo di nuovo nell'angolo, quindi 3 catenelle, entriamo nell'angolo e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, rientriamo e facciamo un'altra maglia bassa, 3 catenelle, si ricomincia, andiamo in ogni archetto di una catenella e facciamo una maglia bassa. Quindi come potete vedere sono due giri veramente molto semplici. Adesso vi farò rivedere come fare il primo, dato che abbiamo una base diversa da quella iniziale. Quindi andiamo a fare sempre le nostre 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa, 3 catenelle, di nuovo maglia bassa, 3 catenelle, di nuovo maglia bassa. Ah, adesso vi dico anche lo scollo alla fine quanto è largo. Allora, sono 17 centimetri partendo da qui a qui. Sono 17 centimetri di larghezza e di altezza sono 11 centimetri. In modo tale da capire un po', diciamo che se andiamo a farlo rotondo, un po' difficile, però diciamo che comunque io mi trovo 17 e 11, anzi scusate, 12. Benissimo, quindi adesso vi faccio vedere appunto come terminare il secondo giro, sempre per evitare di fare troppe maglie basse, quindi andiamo a fare 3 catenelle, entriamo nel primo archetto e andiamo a fare una maglia bassa. Una catenella, anzi scusate, 2 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una mezza maglia alta in questa maniera. E adesso si riprende a fare il primo giro, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, questo è metà dell'angolo. Catenella di separazione, andiamo subito dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, quindi vedete che è molto molto semplice. Archetto successivo, di nuovo, scusate, catenella, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte. Voglio arrivare all'altro angolo per farvi vedere come andare a fare di nuovo l'angolo, quindi 3 catenelle, cioè scusate, 3 maglie alte, catenella di separazione, oggi il filo ha deciso che deve scocciare, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, e
e vedete, ci troviamo, catenella di separazione, nell'archetto centrale del nostro angolo e quindi andiamo a fare il nostro angolo. 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte e si ricomincia da capo. Catenella di separazione, andiamo subito nell'archetto successivo e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Quindi veramente semplicissimo. Poi io continuerò a lavorare e vi farò vedere come non si fanno più gli aumenti, però in realtà potrei già dirvelo adesso, così se volete poi andare un po' più avanti su spedite nella lavorazione, per non fare più gli aumenti, quando vi trovate qui nell'angolo, ecco mi avvicino così lo vedete, dovete saltare l'archetto prima e dopo di quello centrale, quindi arrivate qui, fate le 3 maglie alte, catenella, andate direttamente nell'archetto qui centrale a fare il nostro ventaglio, saltate poi questo archetto e andate direttamente qui. Quindi per gli aumenti si va in ogni archetto di 3 catenelle, quando si vogliono smettere di fare gli aumenti ad ogni angolo si deve saltare l'archetto prima e subito dopo dell'archetto centrale. Va bene, io adesso continuerò, vi dirò quante volte ho ripetuto i 2 giri per gli aumenti e vi farò vedere appunto come non fare più gli aumenti. Allora, io ho ripetuto i 2 giri per 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte e come larghezza sia di maniche, come potete vedere, che avanti e indietro va più che bene, quindi io adesso non devo andare a fare più aumenti, ma devo continuare la lavorazione per arrivare fin sotto gli scalfi senza più aumenti. Mi raccomando, per le taglie più grandi, io direi che taglia M dovete fare almeno altri 2 giri, sempre, quindi un motivo in più. Ho anche 2 motivi in più rispetto a me. Per una taglia L andate a fare ancora 3 motivi, quindi 6 giri in totale, perché vi ricordo che ogni motivo sono 2 giri in più rispetto a me, per avere la larghezza che vi serve. Ora quindi non dobbiamo fare più gli aumenti e vi faccio vedere subito come si fa a non fare più aumenti. Come vi ho detto, io ho terminato il giro, quindi adesso devo riniziare a fare il primo e vado a fare in questa maniera. Realizzo sempre le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e rientro a fare la seconda maglia alta. Catenella di separazione, salto il primo archetto, vado direttamente nel secondo in modo tale da non fare l'aumento, quindi vado direttamente nel secondo e vado a lavorare normalmente le mie 3 maglie alte, catenella di separazione e vado nell'archetto successivo a fare di nuovo le 3 maglie alte. Procedo così fino ad arrivare all'angolo successivo e vi faccio vedere in quell'angolo come appunto non andare a fare i nostri aumenti, ma lavorare senza più aumenti fino ad arrivare agli scalfi. Naturalmente io poi vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, e con motivo io intendo sempre i nostri 2 giri, quindi procedo in questa maniera fino ad arrivare all'angolo successivo. Allora, come potete vedere, sono arrivata all'angolo. Qui ho l'ultimo archetto e poi qui ho l'angolo. Salto l'ultimo archetto dopo aver fatto la catenella di separazione e vado direttamente nell'angolo e quindi vado a fare le mie 2 maglie alte, 1 e 2, le 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte. Catenella di separazione e di nuovo salto il primo archetto, vado direttamente nel secondo e vado a fare le mie 3 maglie alte. Questo appunto, come dicevo, ci consente di non andare a fare più l'aumento, ma di continuare la lavorazione senza aumenti. Quindi per ogni angolo andremo a lavorare sempre in questa maniera: si salta l'ultimo e il primo archetto di 3 catenelle, andando direttamente a lavorare nell'angolo. Quando poi faremo il giro successivo, lavoreremo sempre come abbiamo fatto sempre, quindi sempre 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa. Il secondo giro non cambia, cambia solo il primo giro. Ricordatevi, in ogni angolo dovete saltare l'ultimo e il primo archetto. Bene, io continuo a lavorare in questa maniera, vi dirò alla fine quanti giri ho fatto e poi andremo a vedere come continuare la nostra lavorazione per il corpo e le maniche della maglia o vestito, devo ancora decidere. Allora, io ho terminato il mio sprone, ho ripetuto i giri senza i motivi senza aumenti per 2 volte, quindi ho un totale di 8 motivi, partendo dallo scalfo fino quindi ad arrivare, scusate, dallo scollo fino ad arrivare allo scalfo. Mi raccomando, taglia M o L, secondo me dovete avere almeno 2 motivi in più rispetto a me per quanto riguarda una taglia M, 4 motivi, se non anche 5 per una taglia L.
A questo punto andiamo a lavorare il corpo della maglia, lavorando sempre con lo stesso motivo, e vi faccio vedere appunto come andare a fare la lavorazione del corpo. Non ho ancora in realtà deciso se faccio una maglia o un vestito, però piano piano deciderò, vi farò sapere. Allora, come potete vedere, io i marcatori li ho messi qui dove abbiamo gli angoli che si creano per le maniche e il corpo dietro e avanti della maglia. A questo punto, quindi, io qui dove avevo iniziato il mio giro, mi trovo che già posso chiudere la mia manica, quindi lavorare nell'angolo. Vi ricordo che qui noi abbiamo i due archetti di 3 catenelle al centro e andiamo a lavorare in questa maniera. Andiamo a fare, prendo il filo e vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, che equivalgono alla mia prima maglia alta. Entro nell'archetto dell'angolo avanti, ho preso il filo, entro nell'archetto dell'angolo avanti, entro nell'archetto dell'angolo dietro e vado a fare una maglia alta. Rientro nell'archetto dietro e vado a fare una maglia alta. Quindi questo mi ha permesso di creare il mio gruppo di 3 maglie alte. Catenella di separazione, adesso vado a lavorare normalmente 3 maglie alte in ogni archetto e continuo così fino ad arrivare all'angolo al lato successivo, e vi farò vedere anche in quel caso lì come andare a chiudere il nostro angolo in modo tale da creare lo scalfo e quindi manica e corpo della maglia. Vedete, noi in questo caso abbiamo creato appunto questa, la nostra manica. Quindi io continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare al lato opposto, vi faccio al secondo marcatore e vi faccio vedere di nuovo come andare a lavorare. Ed eccomi qui, sono arrivata al mio secondo marcapunti o marcatore, quindi lo vado a togliere. Ho fatto la catenella di separazione dopo il gruppo di 3 maglie alte, quindi vado nell'archetto del davanti, vado a fare una maglia alta, prendo il filo, entro nell'archetto del davanti, vado nell'archetto del dietro e vado a fare una maglia alta. Rientro nell'archetto dietro e vado a fare una maglia alta, e quindi ho fatto anche la seconda manica, e adesso torno a lavorare normalmente. Vi faccio vedere quindi, quando ho terminato, come chiudere il giro e come iniziare il secondo, e vi dirò anche come andare a fare se avete bisogno di fare degli aumenti, in modo tale da creare degli aumenti che non si notino avanti e dietro, ma che vengano fatti lateralmente. Quindi io adesso continuo a lavorare in questa maniera, vi farò vedere come terminare il primo giro del nostro motivo e come andare a fare il secondo. Sto terminando il mio primo giro. Per terminarlo vado a fare, non faccio la catenella di separazione, ma vado direttamente nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Questo mi permetterà di non andare a fare delle maglie bassissime, ma di iniziare il secondo giro andando direttamente nell'arco creato, fare una maglia bassa, 3 catenelle, vado nella maglia alta, nella terza catenella, nell'archetto dopo le 3 maglie alte, vado a fare una maglia bassa. E continuo così, quindi, per tutto il giro. Quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Naturalmente, quando andremo a chiudere qui, faremo le nostre 3 catenelle, maglia bassissima, entreremo nell'archetto con un'altra maglia bassissima e faremo le nostre 3 maglie alte. Ora, per chi deve fare degli aumenti, come vi dicevo, c'è un trucco, nel senso trucco, per non farvi degli aumenti avanti e indietro, ma farli solo lateralmente. Nella striscia qui a seguire, quando andremo sempre a lavorare, nell'archetto che corrisponde appunto a dove abbiamo chiuso la nostra manica, possiamo andare a fare 3 maglie alte, catenella, rientriamo altre 3 maglie alte. Questo ci permetterà di fare l'aumento, perché avremo due gruppi di 3 maglie alte nello stesso archetto e quindi nel giro successivo si formeranno due archetti di 3 maglie alte, e possiamo fare la stessa cosa anche da quest'altro lato. Quindi, se voi avete bisogno ai fianchi di andare ad allargare, potete fare in questa maniera. Quindi non andremo ad aumentare le catenelle o le maglie alte, ma andremo a fare questo aumento, e naturalmente potete fare gli aumenti anche nei giri successivi, cercando sempre di restare il
in linea qui con il lato e non andare avanti o dietro. Quindi potete fare in questa maniera. E un'altra cosa, potete sempre cambiare l'uncinetto passando dal 3,5 a quello del numero 4. Io adesso continuo la nostra lavorazione, vi dirò quanto l'ho fatta lunga, se alla fine ho fatto un vestitino, se sono andata a fare gli aumenti, vi dirò naturalmente tutto. Dunque, alla fine io ho deciso di fare un vestito. Ho ripetuto i due giri per 35 volte, quindi dallo scalfo fino a giù ho ripetuto il giro 35, i due giri 35 volte. Non ho fatto alcun tipo di aumento perché comunque dallo scalfo il vestito era già largo, quindi non lo volevo larghissimo, volevo una sorta di tubino e quindi non ho fatto aumenti. Ora invece passiamo a fare la manica. Per poter fare la manica lavoreremo sempre in tondo, sempre con lo stesso uncinetto e andremo a lavorare sempre i due giri. Vi faccio vedere come lavorare il primo, perché tanto la lavorazione è in tondo, quindi come abbiamo lavorato. Vado con l'uncinetto e il filo nell'archetto di 3 catenelle prima a dove ho messo il marcatore per realizzare lo scalfo, quindi qui nell'archetto prima, e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. La seconda maglia alta la vado a fare in questo forellino che si è creato quando abbiamo messo il marcapunti. Mentre la terza maglia alta la vado a fare nell'archetto successivo. Questo mi permette di non creare un foro, quindi di non dover andare a cucire dopo, e quindi poi posso lavorare normalmente. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e vado a fare le mie 3 maglie alte. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, quindi torno a lavorare normalmente. Quando terminerò il giro, quindi vi ho detto non ve lo faccio vedere perché tanto la lavorazione è sempre quella, andiamo a fare 3 maglie alte nell'ultimo archetto, una maglia bassa dove abbiamo la terza catenella, e poi andiamo a fare il nostro giro di maglia bassa con le 3 catenelle. Quindi lavoreremo sempre come abbiamo lavorato per la maglia sotto. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto due giri. Non farò una manica lunga, farò una manica, una mezza manica, diciamo quasi neanche tre quarti, proprio una mezza manica, però voi potete fare o una manica lunga o una manica a tre quarti. Ed ecco qui, ho terminato la mia prima manica, ho ripetuto i due giri 7 volte, quindi come potete vedere ho fatto una mezza manica. Adesso andrò a fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Vi ripeto che voi potete fare la manica lunga o a tre quarti come preferite, io ho deciso di fare una mezza manica e quindi adesso andrò a fare la stessa cosa anche dall'altro lato.